E bella a tutti ragazzi e ben trovati sul mio canale per un nuovissimo video riguardante Battlefield 5. In questo video ragazzi vedremo, quindi dopo che c'è stata ieri la conferenza dell'EA Play dell'Electronic Arts in cui è stato mostrato un nuovissimo trailer e dopo per alcuni selezionati amici, quindi Dice Friend, che gli è stato permesso direttamente di registrare gameplay direttamente in conferenza, vedremo tutte le novità che ci saranno in questo nuovissimo Battlefield 5, quindi che sono state confermate tramite questo trailer e questo gameplay. Prima di passare al video ragazzi, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se volete essere sempre informati nel mondo di Battlefield 5, Battlefield 1 e tanti altri titoli ancora, e di lasciare un bellissimo mi piace se il video ti è piaciuto oppure ti è stato utile, e di condividerlo se vuoi aiutare il canale a crescere. Detto questo ragazzi, passiamo direttamente a quello che è il video. Battlefield 5 sarà uno dei Battlefield innovativi, con tantissime novità che fino adesso non si erano mai viste. Naturalmente si parla di cose belle e cose brutte. In questo video ragazzi vi darò alcuni miei pareri. Una delle novità che ci sarà in Battlefield 5, che ha fatto più discutere quello che è stata la community generale di Battlefield, è il discorso delle fortificazioni. Ma che cosa sono queste fortificazioni? Le fortificazioni non sono nient'altro che quindi dei punti specifici che ci dirà il gioco in cui potremmo mettere dei sacchi di sabbia, postazioni fisse di mitratrici, insomma difendere nel miglior modo possibile quello che è la zona. E ripeto ragazzi, punti specifici, perché fino a ieri non si sapeva niente di come potevano essere messe queste fortificazioni. Da ieri è stato confermato che sono dei punti specifici. Ogni giocatore con sé, a seconda, comunque indifferentemente dalla classe che ha, avrà un kit di utensili in cui potrà costruire quelle che sono queste postazioni. Naturalmente costruire fortificazioni dà dei punti in più al giocatore, e se volete livellare più facilmente costruite fortificazioni ragazzi. Queste fortificazioni non fanno nient'altro che aumentare le difese che potrebbe essere di un edificio, quindi mettere dei sacchi di sabbia in un punto dove c'è un muro distrutto, mettere delle barricate a una finestra, mettere una posizione di mitragliatrice, insomma creare quello che potrebbe essere un buco in cui mettere una sottospecie di diciamo di sacchi di sabbia circolare per metterci una postazione antiaerea. Insomma ragazzi, tutto quello che riguarda una difesa. In più nelle fortificazioni si potranno creare anche dei punti di riparazione in cui si potranno andare a riparare i carri armati, e di cui vi parlerò a breve. Parlando proprio dei mezzi, ci sono state le grandissime modifiche a livello del gameplay proprio dei mezzi. Infatti ragazzi, nel nuovo Battlefield 5 i colpi saranno limitati, non ci saranno più carri armati o aerei che colpi infiniti. I colpi dopo un po' finiranno, quindi dovete essere voi a stare attenti a non finire completamente tutti i colpi. Per rifornirvi ragazzi vi basterà andare con un carro armato direttamente a un punto, quello che potrebbe essere messo in giro per la mappa, per i rifornimenti. Con il vostro aereo invece ci sarà un punto nel cielo in cui dovrete passare all'interno di un cerchio e verrete riforniti. Cosa secondo me è alquanto ridicola per il fatto degli aerei, in cui si poteva tranquillamente piazzare in giro per la mappa una sottospecie di aeroporto e da lì il player doveva atterrare e fare rifornimenti, che secondo me sarebbe stata anche la cosa più bella e più realistica. Ma vabbè, purtroppo ci becchiamo quello che c'è. Naturalmente invece il discorso dei carri armati è anche ben fatto, anche il discorso soprattutto delle riparazioni, in cui in questo nuovo Battlefield 5 i carri armati sì si potranno riparare automaticamente, ma attenzione, non avrete tutta la vita completamente, di conseguenza dovrete andare a quelle che sono delle postazioni di riparazioni che creeranno i giocatori, oppure ci saranno fisse direttamente in giro per la mappa, quindi ragazzi fate molta attenzione con i vostri mezzi se non volete che vi distruggano all'istante. Parlando invece a livello di munizioni dei giocatori ragazzi, anche in questo Battlefield le munizioni saranno state limitate come sempre state in tutti i Battlefield, ma attenzione perché in questo caso prendere munizioni sarà un pochettino differente, ovvero oltre al supporto che vi daranno delle munizioni ci saranno anche delle postazioni fisse in giro per la mappa, come può essere di riparazione o delle munizioni dei mezzi, che saranno spawnate in giro per la mappa e si potranno tranquillamente riconoscere tramite un simbolo direttamente alla minimappa. Oltre a questo, la stessa cosa può essere fatta tramite i sacchi medici, quindi dove ci sarà sia il medico per darvi quello che è la vita, sia anche quindi queste le stesse postazioni con questi container con munizioni e sacche mediche. Perché ragazzi, in questo nuovo Battlefield i player non rigeneranno più la vita come una volta, ovvero perlomeno sarà molto più lenta e non avrete il 100% della vita, anche se aspettate 2 ore dietro un muro senza che nessuno vi spari. Per farlo ragazzi dovrete andare da un medico a farvi dare le sacche mediche, oppure semplicemente andare in queste postazioni fisse. Una cosa molto bella sicuramente è il discorso della rianimazione dei compagni, in cui non solo il medico ora potrà rianimare i compagni, ma anche i propri compagni di squadra. Ma la cosa ragazzi non è così semplice come sembra. Infatti il medico avrà un ruolo cruciale, in cui sarà l'unico che potrà rianimare col 100% di vita e soprattutto sarà il più veloce.
In compenso i compagni di squadra potranno rianimare i propri compagni, ma attenzione perché sarà una lunga animazione molto lenta e oltretutto il proprio compagno di squadra non avrà il 100% della vita, ma avrà solo una piccola parte della vita in cui un piccolo colpo potrebbe ucciderlo di nuovo. L'animazione devo dire che è molto bella, in cui sia per chi rianima sia per chi sta per essere animato potrete guardare tranquillamente in giro e godervi quello che è il vostro compagno magari che vi sta rianimando, oppure guardarmi in giro cercando qualcuno che vi possa rianimare. Una cosa che mi ha lasciato un po' di stucco è stato invece il discorso del numero massimo dei giocatori per squadra, in cui in questi gameplay si sono visti un numero massimo di 4 persone per squadra, cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso. Io che ero abituato a 5 player e che preferivo averne anche di più, in questo caso si è limitato di nuovo il numero di compagni di squadra, in quanto se avete degli amici, purtroppo ragazzi dovete formare dei gruppi solo da 4. Invece una bellissima novità che ho apprezzato tantissimo è il discorso dei cannoni anticarro e dei cannoni antiaerei, in cui in questo Battlefield potremo tranquillamente attaccarli per il veicolo e portateli dietro dove servono. Questo sicuramente è un buon modo per permettere ai giocatori di piazzare delle difese in giro per la mappa, in quanto ad esempio se sappiamo che nella bandiera D c'è un Tiger, dovremmo portare dietro con noi quello che è il nostro cannone anticarro per permettere di distruggere, quindi di eliminare un carro armato nel campo di battaglia. Questa è una bellissima cosa. Una cosa che invece mi preoccupa è invece il discorso antiaereo, in cui se in Battlefield 1 avevamo le postazioni antiaeree mobili che potevano girare, adesso avremo uno spam continuo di antiaeree attaccati ai carri armati e sarà il delirio ragazzi per gli aerei, quindi non permetterà più di volare. Come ho già detto ragazzi, questo qua sarà un Battlefield innovativo con tantissime novità e tantissime modifiche che renderanno il gameplay sicuramente più avvincente e vi terranno di più attaccati allo schermo. Quindi ragazzi, si conclude qui questo piccolissimo video nell'attesa di quello che potrebbe essere un gameplay in cui ci permetteranno magari di poter usare o di registrare direttamente in Battlefield 5. Come sempre ragazzi, se siete interessati qui nel mondo di Battlefield vi consiglio di iscrivervi al mio canale per continuare a seguirmi per tutte le novità, informazioni, gameplay e livestream e di anche di tantissimi altri giochi. E se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un bel mi piace e come sempre ragazzi di commentare qui sotto nei video, ditemi la vostra di cosa ne pensate di questo nuovo Battlefield. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, quindi bella ragazzi e bella lì. Uah!